Puoi vincere skin pass battaglia o un qualsiasi regalo da parte mia su Fortnite? Molto semplice, basta iscriverti al canale attivando la campanella delle notifiche. Lascia un bel like e condividere il video con tutti quanti i tuoi amici e infine mandarmi la richiesta sul mio account dove faccio i regali. In questo modo appunto avrai delle possibilità di ricevere un qualsiasi regalo da parte mia su Fortnite. E inoltre ricordo se vuoi anche supportarmi all'interno del negozio oggetti inserendo il mio codice creatore Daccini. Tutto quanto grande, tutto quanto piccolo, e se ti va mandami la foto su Instagram così li andrò a ripostare. Benvenuti a tutti in questo nuovo video. Ebbene sì, ormai siamo agli sgoccioli di questa season 6. Manca davvero pochissimo tempo alla season 7. Ed infatti all'interno di questo video abbiamo ancora tantissime informazioni trapelate in questi giorni su nuovi teaser, su nuovissimo teaser in particolare della season 7, che è stato appunto svelato in questi giorni, e anche tantissime altre informazioni sul nuovissimo countdown che è apparso nella mappa e sull'evento che arriverà all'interno della season 7. Però prima di cominciare col video mi raccomando, come al solito, ricordo di lasciare un bel like per supportare il canale. Iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche così rimanete sempre aggiornati su questi tipi di video e condividete con tutti quanti i vostri amici, almeno anche loro vengono a scoprire tutte quante queste informazioni sull'imminente season 7 di Fortnite. Quindi partiamo subito, e come vi dicevo prima, proprio in questi giorni sono trapelate ulteriori informazioni su questa nuovissima season 7, visto che ormai ci siamo quasi, manca davvero pochissimo. Oltre al nuovissimo teaser, apparso anche il nuovissimo countdown in lobby e molto ma molto altro. Quindi partiamo subitissimo e incominciamo vedendo tutte quante queste info. Partiamo dalle info più importanti, perché proprio l'altro giorno è stato svelato il nuovissimo teaser, che è proprio il secondo al momento, che è esattamente questo qui che vedete a schermo. Ecco qui il teaser che stavo proprio trovato all'interno del negozio oggetti della Nintendo Switch, quindi eccolo qui, e questo dovrebbe essere il teaser promozionale della season 7. Infatti in questo teaser possiamo ancora capire che la prossima season sarà incentrata sugli alieni, perché possiamo proprio vedere alcuni colori verdi che vanno proprio a richiamare gli alieni, poi alcuni colori dello spazio, e quindi anche questo teaser promozionale ci fa proprio capire che gli alieni saranno il tema principale della prossima season. Comunque non so se mentre voi starete vedendo questo video saranno apparsi altri teaser, se così magari scrivetelo qui sotto nei commenti, magari saranno apparsi altri teaser anche sulle altre piattaforme oltre che su Switch, magari un teaser sarà apparso su PS4, PS5 oppure su Xbox. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, perché nel mentre che io sto registrando questo video è apparso solamente quest'altro teaser, che è quello promozionale, ed esattamente il secondo. Il primo l'abbiamo già visto nei precedenti giorni ed esattamente quello che vedete a schermo. Poi andiamo avanti, perché negli scorsi giorni è accaduta una cosa molto interessante e anche abbastanza strana all'interno della live di un famosissimo youtuber chiamato Lacer, andrebbe dirsi in questo modo. Infatti all'interno di questa live sono apparse alcuni teaser inerenti alla season 7, che Epic ha deciso di mettere. Quindi andiamo subito a leggere questa notizia che ci ha riportato il famosissimo leaker iFireMonkey. Quindi incominciamo a leggere. The Air Coming aggiorna Lachlan Stream. L'altro giorno, comunque un paio di giorni fa, Lachlan è andato in diretta con uno streaming sponsorizzato da Epic Games. Quindi questo streaming era sponsorizzato proprio da Epic. Durante questo flusso le coordinate venivano visualizzate in streaming e venivano visualizzati anche piccoli video, come quello in questo tweet. Infatti in questa live, in un determinato minuto, ogni tot tempo, venivano proprio svelati questi teaser a schermo e anche queste immagini e molto altro. Infatti ecco qui i mini video che venivano visti, che venivano messi in questa streaming, le starete vedendo adesso a schermo, e sono molto interessanti, perché ci vanno a dare alcune coordinate che adesso andremo anche a vedere, ma oltre a questo ci vanno anche un po' a far vedere alcune cose che dovrebbero essere inerenti alla prossima season, con la solita scritta The Air Coming, cioè stanno arrivando. La scritta è il messaggio con cui Epic sta proprio promuovendo questa nuovissima stagione. Andiamo subitissimo a vedere, perché poi questo leaker ci va proprio a scrivere questo: le coordinate che sono state trovate all'interno di questa streaming portano al luogo in cui sono stati girati i DVD. I famosi DVD che, come ben sapete, sono stati mandati a tantissimi creatori di contenuti. I DVD che ci andavano proprio a mostrare i campi di grano e molto altro inerente agli alieni. Ad esempio tantissimi streamer, come ad esempio Loserfruit o anche tantissimi altri, hanno ricevuto questa specie di DVD di cui già vi ho parlato in precedenza. Poi dalle indagini sul video sembra che ci fossero solo tre coordinate che corrispondono a tre diversi DVD, e le coordinate le starete vedendo adesso a schermo. Comunque la Epic ha deciso
deciso di mandare alcuni teaser anche tramite queste specie di streaming di creatori, molto molto interessante. Andiamo avanti, perché nei scorsi giorni, come sicuramente già avrete notato, è apparsa una nuovissima lobby. La lobby di gioco è proprio cambiata. Questa lobby è proprio inerente alle sfide presagio, le nuovissime sfide che ci hanno proprio a richiamare gli alieni. Comunque sono proprio sfide inerente alla storyline, soprattutto quella della prossima season. E questa nuovissima lobby, molto presto, forse mentre voi starete vedendo questo video, dovrebbe già essere apparso il countdown che starete vedendo adesso a schermo. E questo countdown sarà proprio il conto alla rovescia per la prossima season, quindi probabilmente o sarà già apparso mentre voi starete vedendo questo video da poche ore, ma comunque questo countdown ci andrà ad indicare quando andrà a iniziare la nuovissima season, quindi l'8 di giugno. Come già detto in tantissimi video, questa fine season non avevo un vero e proprio evento finale, ma comunque stiamo ricevendo dei piccoli eventi ogni singolo giorno che ci vanno proprio a dire che gli alieni arriveranno nella prossima season. Ad esempio, pochi giorni fa sono apparsi gli UFO all'interno della mappa, l'altro giorno è apparsa questa nuova lobby all'interno del gioco, sono apparsi nuovissimi cerchi del grano. Quindi questa stagione non abbiamo ricevuto un vero e proprio evento grandissimo, un evento finale come ad esempio quello di Galactus, ma bensì vari piccoli mini eventi ogni singolo giorno. E questo countdown si è proprio attivato quest'oggi, questo è un altro piccolo mini evento che si è andato ad attivare. Poi non si sa se magari avremo un evento vero e proprio come ad esempio all'inizio di questa season, magari all'inizio della prossima stagione, verso mercoledì, forse martedì mercoledì, però questo al momento ancora non lo sappiamo. Però appunto fatemi sapere se a voi sono piaciuti questi piccoli mini eventi che stiamo ricevendo e riceveremo anche nei prossimi giorni, perché nei prossimi giorni potrebbe accadere qualcos'altro sempre inerenti agli alieni, dopo l'apparizione degli UFO e dopo l'apparizione di questo countdown che ci va proprio a riportare il conto alla rovescia per la prossima season, la season a tema alieni. Anche all'interno della mappa ci sono queste nuovissime televisioni che sono disponibili da qualche giorno, che ci fanno proprio a dire quando inizierà la nuovissima stagione. Ecco qui adesso a schermo. E comunque Fortnite sta appunto mettendo tutti quanti questi countdown nella mappa e li ha attivati ormai da pochissimo tempo. Comunque la lobby, come già detto, dovrebbe diventare in questo modo, cioè con questa specie di teaser a destra di questo astronauta e questo countdown alla sinistra. Non si sa ancora quando, ma forse potrebbe già essere accaduto nel mentre che voi starete vedendo questo video. Comunque queste sono tutte quante le info, le novità che abbiamo ricevuto in questi giorni. Fatemi sapere voi cosa ne pensate e rimanete aggiornati, perché sicuramente o nella giornata di quest'oggi o domani o comunque molto presto riceveremo altri teaser o altre informazioni sull'imminente arrivo di questa season. Ricordo martedì mattina ci sarà la patch, quindi ormai manca davvero pochissimo. Fatemi sapere voi cosa ne pensate e appunto cosa pensate anche di questa nuovissima lobby che è andata a cambiare con questo nuovo countdown. Quindi spero questo video vi sia piaciuto, ma soprattutto vi sia stato d'aiuto. Se così, mi raccomando, come al solito vi ricordo di lasciare un bel like per supportare il canale, iscrivetevi attivando la campanella, condividete con tutti quanti i vostri amici, almeno anche loro vengono a scoprire tutte quante queste info sull'imminente arrivo della season 7, questo nuovissimo countdown e tutti quanti questi mini eventi si sono attivati. Adesso a schermo sarete anche vedendo due video, quindi cliccate su quello che vi interessa e preferite di più, e noi ci vediamo all'interno di uno di questi video.